questa sera, per quanto mi riguarda, non ci sarà nessun incontro, perché in maniera politichese il nome di Gianni Zen è stato dato in pasto alla stampa con lo scopo preciso e specifico di bruciarlo. Si era dato appuntamento per il 27 dicembre, il tavolo allargato del centro-sinistra che stava ragionando su nomi e alleanze in vista del voto a Bassano. Ma le anticipazioni giornalistiche sulla possibile candidatura unitaria di Gianni Zen hanno scatenato il Big Bang. E così, dopo la smentita prenatalizia di Impegno per Bassano a ogni coinvolgimento, ecco i distinguo di Azione. Niente da dire sulla candidatura di Gianni Zen, che è sicuramente persona rispettabile. Non abbiamo assolutamente neanche nulla di personale col coordinatore di Italia Viva Gianni Castellan, però onestamente, per chiarezza, dobbiamo dire che ad oggi Azione non ha né dato il suo benestare a Gianni Zen come candidato e nemmeno ha già sposato un'idea di grande coalizione col PD e con tutto il centro-sinistra. No alle ammucchiate politiche, l'altolà di Azione che ha definito un deprimente cinepanettone il trailer delle prossime elezioni in città. Dico a tutti, calmiamoci, mettiamoci attorno a un tavolo, perché da questo punto di vista rischiamo che il cinepanettone, come è stato definito, diventi un film dell'orrore, perché senza un centro moderato e riformista che corre alle elezioni, il centrodestra rischia di darci un'altra volta una pavan o peggio. Fuori dalla mischia rimane la civica Bassano per tutti. Il candidato sindaco Paolo Retinò apre comunque al confronto. Non abbiamo noi steccati, i cosiddetti steccati ideologici. Noi ci siamo aperti al dialogo e chi vuole confrontarsi con noi su questi temi, sulle proposte in modo chiaro, netto e anche radicale sulla nostra proposta di governo è sempre benvenuto o benvenuta.